Ciao ragazzi, benvenuti in un altro episodio di Piacere con Spazio. Oggi facciamo cupcake alla mimosa. Ecco gli ingredienti: 2 g di lievito per dolci, 60 g di zucchero, 60 g di farina e 60 g di burro. Scorza di limone. Per l'impasto cupcake servirà un uovo intero e un tuorlo. Poi farò la crema e serviranno 2 uova, 2 rossi, 250 ml di latte, 88 g di zucchero e 25 g di farina. Andiamo a preparare. Per prima cosa andiamo ad unire la farina e il lievito per dolci insieme, che successivamente andremo ad unire al composto. Poi prendiamo la nostra ciotola, andiamo a metterci il burro che ho lasciato fuori per qualche ora e è diventato morbido. Se non lo avete morbido potete metterlo qualche secondo nel microonde a modalità molto bassa per far ammorbidire, e lo andiamo ad unire al nostro zucchero e lo andiamo ad impastare. Ecco, adesso che il burro e lo zucchero si sono ben amalgamati insieme, vado ad aggiungere l'uovo intero e il rosso d'uovo. E facciamo incorporare per bene. Adesso andiamo ad aggiungere la nostra farina poco alla volta, continuando ad impastare. Eccoci, il nostro impasto è pronto. Io l'ho fatto per 6 muffins, 6 cupcake. Ho già acceso il forno a 180 gradi. Adesso vado a riempire gli stampi per 2 terzi, perché tanto con la lievitazione durante la cottura verrà fuori. Eccoli, li ho riempiti. Adesso li vado a cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 20 minuti. Nel mentre i nostri cupcake stanno cuocendo, vado a preparare la nostra crema. Prendo il latte, che ricordo sono 250 ml. Ci vado a premere il succo del limone e ci vado a mettere una bustina di vanillina e lo vado a far tanto scaldare. Mentre sta scaldando il nostro latte, vado a prendere lo zucchero, lo metto in una ciotola e ci vado a unire i 2 tuorli. Adesso con la frusta le vado a unire per bene. E quando sono ben amalgamati ci vado ad aggiungere la nostra farina. Adesso che il nostro latte è ben caldo, vado ad aggiungerci il nostro composto di uova, zucchero e farina e vado a mescolare. Con l'aiuto della frusta andiamo a sciogliere per bene il nostro composto e lo portiamo fino a che il nostro composto non sarà in ebollizione e si sarà ben addensato. Nel mentre sotto stanno cuocendo i nostri cupcake. Ecco, la nostra crema si è addensata e sta bollendo. Adesso la vado a togliere subito dal fuoco. La teniamo sul fuoco, la andiamo a mettere in una ciotola e la andiamo a far raffreddare per un'oretta circa. I nostri cupcake sono pronti, ora le lascio raffreddare per dopo poterli svuotare e riempire. Eccoci, i nostri cupcake sono freddati. Adesso con l'aiuto di un coltellino andiamo a fare un'incisione al centro e andiamo a svuotarli. Lasciamo ovviamente un bel pezzo ai lati di cupcake intero. Andiamo a fare un buchetto così e il restante, quello che abbiamo tolto, lo mettiamo un attimo da parte che dopo lo sbricioleremo. Il restante, quello che abbiamo tolto dallo cupcake, lo andiamo a sbriciolare leggermente con le mani.
adesso ho messo la nostra crema dentro un sacco a poche e vado a riempire i nostri cupcake. Adesso che abbiamo riempito i nostri cupcake con la crema, vado a prendere le bricioline che abbiamo messo da parte e le vado a mettere sopra la nostra crema. Ed ecco a voi i cupcake mimosa, pazzo e mangiato, e viva le donne!